spazio all'ospite di giornata, Antonio Vitiello. Antonio, ben ritrovato su Radio Rossonera. Ciao a tutti. Allora Antonio, Milan prende ancora una volta 3 punti, allungando la sua striscia di risultati utili consecutivi. Questa mattina, ma anche oggi qui in diretta, l'umore dei tifosi è un po' diviso. Chi è molto contento e sostiene, diciamo, che il Milan stia facendo estremamente bene e stia andando alla grande, chi invece continua a evidenziare un pochino di problemi, magari nel gioco, magari in un altro infortunio che è arrivato, anche in vista del doppio impegno. Tu da che parte stai? Ma guarda, sono stato critico con il Milan dopo la recente vittoria contro il Frosinone per 3-2, perché sinceramente un Milan che stava perdendo per 2-1 in casa del Frosinone era un qualcosa che non si poteva vedere, quindi va bene poi la rimonta, ma prendere 2 gol dal Frosinone mi aveva un po' fatto dubitare della squadra. Vincere invece 1-0 contro il Napoli a San Siro penso che sia un buon risultato, e poi tanti allenatori pensano che l'1-0 sia sempre il risultato perfetto, perché vinci, porti a casa 3 punti, segni e non prendi gol. Poi di fronte comunque c'è una squadra con dei valori come il Napoli, lasciamo stare che quest'anno comunque anche loro hanno avuto parecchi problemi, però comunque vincere in casa contro il Napoli non è un qualcosa che si vede tutti i giorni, tanto è vero che l'ultima volta è avvenuto quasi 10 anni fa in campionato, e quindi io penso che sia un buon momento per il Milan, anche perché i numeri dicono questo, tanti punti, tante vittorie in questo 2024, tranne l'unico pareggio contro il Bologna, quindi tutto sommato direi che in questo momento, siamo veramente, cos'è oggi, il 12 di febbraio, la fase del Milan è positiva. Poi è chiaro che si può sempre migliorare, perché uno dei problemi di questa squadra sono i tanti gol incassati, un equilibrio non sempre perfetto per quanto riguarda sia la manovra offensiva che difensiva, e poi quel famoso periodo in cui il Milan ha avuto troppi infortuni. Io credo che quegli infortuni lì hanno praticamente segnato la stagione del Milan, perché poi è coinciso anche con il periodo della Champions League, dall'uscita dalla Champions, e poi il Milan in quel periodo lì ha perso anche tanti punti in classifica, in campionato, quindi purtroppo ci sono un po' di rimpianti per quel mese di novembre che è stato disastroso per l'intera stagione rossonera. Ciao Anto, io ti chiedo se hai una, diciamo così, una motivazione principale per il buon momento del Milan. Cioè, ti sei detto magari a un certo punto delle ultime partite, guarda, il Milan di adesso rispetto a quello di novembre è diverso, perché? Allora, innanzitutto perché ha limitato gli infortuni. Ieri si è fatto male Calabria, ma sostanzialmente è il primo vero infortunio muscolare di questo 2024. Serio, anche se poi non si tratta di qualcosa di grave, da quello che abbiamo capito oggi è un edema all'adduttore, secondo me una 15ina di giorni e torna. Quindi già avere i giocatori principali a disposizione è un grosso passo avanti, perché hanno giocato sempre i titolari, hanno giocato sempre Maignan, Theo, Giroud, Leao, insomma avere sempre a disposizione la squadra titolare fa la differenza, e questa è la prima cosa. La seconda cosa è che il Milan ha avuto in questo mese di gennaio e 10 giorni del mese di febbraio un solo impegno a settimana, e anche questo secondo me ha inciso, perché il Milan, anche il Milan dello Scudetto se vi ricordate, è partito a razzo poi nel giro di ritorno quando era fuori dalla Champions League, e lì poi il Milan ha cominciato a perdere pochissimo, e poi nel finale di stagione ha trovato un filotto importante non subendo mai gol. Quindi Stefano Pioli probabilmente nella gestione del doppio impegno, addirittura del triplice impegno se ci mettiamo dentro anche la Coppa Italia, difetta un po'. Quindi avere la squadra titolare con un solo impegno a settimana ha portato il Milan a fare un filotto interessante di vittorie. Però, c'è sempre un però, il gioco secondo me non è proprio divertentissimo in questo Milan.
Poi qui ci si divide, c'è chi dice è meglio vincere lo stesso nonostante il gioco non sia eccezionale, e c'è invece chi dice io vorrei vedere la mia squadra giocare bene, magari qualche volta non vincere, pareggiare, però ecco, il famoso duello tra giochisti e risultatisti, insomma. Antonio, cosa ti aspetti a proposito di doppio impegno dal percorso in Europa League del Milan? Io a questo punto, visto che il Milan ha un buon margine di vantaggio sul quarto e quinto posto, io punterei tantissimo sull'Europa League, perché comunque è un trofeo, perché comunque in Europa hai sempre gli occhi addosso di tutti, sempre una vetrina interessante. Non è la Champions League, lo sappiamo, non è la Champions League, però se il Milan riuscisse a vincere un trofeo in questa stagione, non sarebbe per nulla male. Quindi punterei tanto sul cammino europeo. Poi è chiaro, io sono consapevole che con il ritorno del doppio impegno ci sono possibilità di più infortuni, meno energie per il campionato, probabilmente qualche giocatore deve riposare, quindi maggiore turnazione e qualcosa puoi perdere in campionato. Però ribadisco, hai diversi punti sul quarto e quinto posto, e quindi ti puoi giocare, puoi giocare meglio, con più serenità, l'impegno in Europa League. A proposito di questo, al di là delle parole, ovviamente, che insomma, siamo a febbraio, ci sta che le conferme davanti ai microfoni siano anche palesi, non soltanto di rito, ma la questione prossimo allenatore o attuale allenatore, credi che sia ancora molto in alto mare, sia questione di marzo, di aprile, di maggio, o semplicemente si aspetta la fine della stagione per vedere se arriva qualche risultato sul campo? Ma io credo, e comunque ho delle conferme da questo punto di vista, che il Milan ci stia già guardando attorno, abbia già fatto dei sondaggi con altri allenatori, soprattutto dopo il periodo veramente negativo, dove Stefano Pioli è stato veramente in bilico a fine dicembre, no? Da quel momento lì comunque alcune figure della società giustamente hanno cominciato a fare dei sondaggi, ma è normale che sia così, perché comunque il Milan non può arrivare all'ultimo giorno del campionato e poi prendere una decisione come quella di un esonero dell'allenatore senza avere nemmeno sondato il terreno nazionale e internazionale degli allenatori. Quindi è giusto che sia così, ed è anche giusto sentire le dichiarazioni di Furlani, Ibrahimovic e Scaroni su Stefano Pioli, perché comunque dal punto di vista dirigenziale in questo momento devi comunque dar forza al tuo allenatore, perché c'è ancora una stagione da completare, c'è ancora un percorso in Europa da fare, e quindi è giusto dal loro punto di vista dire piena fiducia a Stefano Pioli. Poi a fine stagione io penso che si possa andare verso la separazione, a meno che davvero non succeda qualcosa di clamoroso, una clamorosa rimonta in campionato, una vittoria in Europa League, lì magari può spostare un po' gli equilibri un risultato del genere. Però proprio recentemente, per esempio su Milan News, eravamo in live su Twitch, ho fatto un sondaggio, ho chiesto ai tifosi: ma se Pioli, se il Milan dovesse vincere l'Europa League, voi terreste lo stesso Stefano Pioli? E molti hanno detto no, quindi evidentemente c'è proprio un desiderio da parte dei tifosi. Qualcosa si è rotto. Di cambiare, nonostante una, tra virgolette, possibile vittoria di un trofeo. Questo comunque è un segnale importante. Antonio, grazie mille, buona giornata e a presto su Radio Rossonera. A voi, grazie. Ciao, grazie. Ciao, salutiamo e ringraziamo Antonio Vitiello di Milan News.